Buongiorno a tutti. Oggi torniamo a parlare di impianti fotovoltaici ad isola e in modo particolare vedremo come collegare i nostri pannelli fotovoltaici al quadro di campo e quindi all'inverter. Risponderemo a domande del tipo quanti pannelli posso collegare in serie e cosa accade se collego pannelli o stringhe con differenti voltaggi o tensioni, che cosa sono i diodi di blocco e che cosa sono i diodi di bypass. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. I moduli fotovoltaici possono essere collegati sia in serie che parallelo. Nel collegamento parallelo tutti i negativi e tutti i positivi sono collegati tra loro. La tensione risultante è quella del singolo pannello, mentre la corrente sarà la somma di tutti i pannelli. Nel collegamento serie i positivi e i negativi sono collegati tra loro. La tensione finale è la somma di tutte le tensioni, mentre la corrente è quella del singolo pannello. Questi 5 pannelli da 400 watt ciascuno formano una stringa da 2000 watt. Questa stringa fotovoltaica, inserita in un impianto con batteria da 2 kWh, per esempio, ci consentirà di alimentare carichi in alternata fino a 4 kWh nel momento di massima insolazione. Ovviamente l'inverter dovrà essere in grado di gestire questa notevole potenza massima. In assenza di sole, naturalmente, se la batteria è carica, potremo alimentare carichi fino a 2 kW per quasi un'ora. Nella realtà, questa potenza resa ai carichi sarà leggermente inferiore. L'inverter, infatti, prenderà per sé circa il 20% dell'energia, restituendo ai carichi soltanto 1600 watt. Un inverter, infatti, ha un'efficienza tipica dell'80%. Prendiamo in considerazione il mio impianto. Ho una potenza fotovoltaica installata di circa 6 kW, data da due stringhe in parallelo. Prima stringa, pannelli marca Vertex, 6 pannelli da 430 W pari a 2580 W. Con una tensione a circuito aperto per pannello di 50 V abbiamo un totale di 300 V e 10 A di corrente massima. Seconda stringa, 8 pannelli modello Sunova da 410 watt per un totale di 3280. Tensione di tutta la stringa, 296 volt a circuito aperto, 13,5 A massimi. Da notare che la tensione di stringa è simile per entrambe e mi consente di collegarle in parallelo senza perdite di potenza. Naturalmente si tratta di una tensione a circuito aperto che può variare a seguito degli ombreggiamenti presenti sui pannelli. Tuttavia, al variare dell'irraggiamento solare in un modulo fotovoltaico, la variazione interessa prevalentemente la corrente fornita e in minima parte la tensione. Questo fa sì che stringhe aventi la stessa esposizione solare possano essere collegate in parallelo tra loro allorquando hanno una stessa tensione a circuito aperto. Le stringhe di pannelli in parallelo, infatti, si comportano proprio come i moduli fotovoltaici, sommando le correnti e lasciando invariate le tensioni. Oltre alla potenza massima, sull'etichetta di ciascun pannello è riportata la tensione a circuito aperto e la corrente massima. Di questi due parametri si dovrà tener conto nel realizzare le stringhe, rimanendo sempre al di sotto dei limiti massimi del nostro inverter. Nel mio impianto specifico, la somma delle correnti delle due stringhe, 23,5 A, risulta inferiore e quindi in linea alla corrente massima prevista dal mio inverter per l'ingresso fotovoltaico. Anche la tensione delle due stringhe poste in parallelo risulta inferiore a quella di 500 volt prevista dall'ingresso fotovoltaico. Una volta rispettati questi vincoli, parliamo del quadro di campo. In qualsiasi impianto fotovoltaico possiamo avere più stringhe di input che sono tutte collegate in uscita in parallelo. Il quadro di campo o quadro di protezione fotovoltaica permette di proteggere da un lato le stringhe poste a monte, dall'altro l'inverter posto a valle. Questo componente deriva il suo nome dal fatto che spesso è installato in prossimità del campo fotovoltaico. Prendiamo ad esempio un quadro di campo per due stringhe in parallelo. Prevede tante linee in ingresso quante sono le stringhe da collegare in parallelo
e una singola linea di uscita che va verso l'inverter. Sull'ingresso di ciascuna stringa che si intende proteggere è inserito, tramite appositi portafusibile, un fusibile di protezione sia sul ramo positivo che sul ramo negativo. Il valore di questo fusibile è leggermente superiore alla corrente prevista per quella stringa. All'ingresso del sezionatore magnetotermico si realizza il parallelo tra le due stringhe. Quest'ultimo protegge dai cortocircuiti l'impianto posto a valle. Il magnetotermico interverrà ogni volta, per esempio, i cavi di uscita sono in corto, oppure è l'inverter stesso ad essere in cortocircuito, interrompendo il collegamento con i pannelli. Sulla linea di ingresso di questo magnetotermico è inserita in parallelo un'ulteriore protezione da extratensioni o sovratensioni, come quelle che si generano nell'aria a seguito di scariche elettrostatiche prodotte da temporali. Questo scaricatore di sovratensione interviene quando la tensione supera una soglia massima, in genere superiore alla tensione di stringa, ponendo a terra tutte le tensioni in surplus, che entrando nell'inverter potrebbero danneggiarlo. Nello specifico, il mio quadro di campo protegge una singola stringa perché il collegamento in parallelo avviene direttamente al di sotto dell'inverter. In questo modo le due stringhe possono essere più facilmente sezionate. Per quanto riguarda i valori per questi dispositivi di protezione, dovremo scegliere dei valori idonei, per esempio superiori a 10 A per i fusibili per il magnetotermico e superiori a 300 volte per lo scaricatore di sovratensione. Nel caso specifico ho scelto fusibili da 15 A, magnetotermico da 32, scaricatore fulmini per sovratensioni da 1000 volt. L'uscita di questo quadro di campo va verso l'inverter attraverso fili da 4 mm quadrati per una ventina di metri, per poi entrare nella parte sottostante del mio inverter all'ingresso fotovoltaico collegati attraverso appositi morsetti nel rispetto della polarità. Per mia comodità personale, sotto l'inverter, nel quadro, ho inserito due ulteriori magnetotermici per scollegare all'occorrenza le due stringhe poste in parallelo. In un mio prossimo video entreremo nel dettaglio di questo mio impianto fotovoltaico ad isola da me realizzato, analizzando ciascuno di queste componenti e la sua funzione. Bene, fin d'ora abbiamo visto come in una stringa di pannelli in serie la tensione finale risultante sia data dalla somma di tutte le tensioni. Abbiamo visto inoltre che nel collegamento in parallelo di due stringhe aventi la stessa tensione si somma esclusivamente la corrente. A questo punto del video vediamo che cosa accade se colleghiamo stringhe o pannelli fotovoltaici con caratteristiche diverse tra loro. Vediamo alcuni esempi pratici. Primo esempio, abbiamo due stringhe con correnti diverse collegate in parallelo. In uscita avremo stessa tensione, naturalmente, e la corrente pari alla somma delle correnti delle due stringhe. Secondo esempio, un'unica stringa di pannelli collegati in serie tra loro, aventi differenti voltaggi e differenti correnti. La risultante sarà un'uscita con tensione pari alla somma di tutte le tensioni, mentre la corrente sarà quella dei pannelli meno potenti. Pertanto, i pannelli più potenti non saranno sfruttati al massimo. Terzo esempio, due stringhe con tensioni differenti collegate in parallelo tra loro. La tensione in uscita sarà pari alla stringa minore, con somma di tutte le correnti. Anche questo sbilanciamento creerà una inefficienza. Quarto esempio di assoluta inefficienza, due stringhe collegate in parallelo tra loro, a loro volta collegate con un singolo pannello. La tensione sarà la minore del parallelo, cioè quella del singolo pannello, mentre la corrente sarà la somma delle correnti delle due stringhe e del pannello. Anche qui abbiamo una perdita di potenza perché l'ingresso sull'inverter avrà una tensione estremamente bassa che si tradurrà appunto in una minore potenza disponibile.
quinto esempio, quattro pannelli differenti collegati in parallelo, due di minore potenza, due di maggiore potenza. La tensione in uscita sarà quella dei pannelli inferiori, mentre la corrente sarà la somma di tutti i pannelli. Anche qui, in misura minore rispetto all'esempio precedente, abbiamo una perdita di potenza in quanto la maggiore potenza dei pannelli più grandi non ha alcuna rilevanza. In conclusione, abbiamo imparato che per avere una stringa efficiente dovremmo avere pannelli con le stesse caratteristiche, in modo particolare con la stessa corrente. Per quanto riguarda invece il parallelo di più pannelli, per un parallelo efficiente dovremmo avere pannelli con lo stesso voltaggio. E per finire, se dovete unire tra loro stringhe diverse, occorre quantomeno che abbiano entrambe le stringhe la stessa tensione. In questo modo eviterete perdite di potenza legate al disaccoppiamento dei valori di tensione e corrente dei vari elementi. E se proprio non potete farne a meno di abbinare stringhe con voltaggi diversi, potete sempre utilizzare dei diodi di blocco posti in serie sul positivo di ciascuna stringa. Questi diodi lasciano passare la corrente solo in un verso, verso l'inverter quindi, ed eviteranno il ritorno in corrente sulla stringa di minor voltaggio. Andranno scelti con un valore di corrente superiore alla normale corrente di stringa. Sono caratterizzati da due connettori MC4 maschio e femmina concatenati tra loro che contengono all'interno il diodo di potenza. A seguire, per realizzare il parallelo, dovranno essere collegati dei connettori di parallelo specifici per impianti fotovoltaici che realizzeranno il parallelo tra le due stringhe o tra i due pannelli. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei connettori di parallelo e dei connettori con diodo di blocco. Questi ultimi non sono da confondere con i diodi di bypass, che sono invece contenuti all'interno della scatola di giunzione di ciascun pannello fotovoltaico. Questi diodi, in genere in numero di 3, hanno la funzione di far bypassare una serie di celle fotovoltaiche che in quel momento non stanno ricevendo sole per problemi di ombreggiamento. In assenza di questo diodo, infatti, quella stringa di celle fotovoltaiche si comporterebbe come un carico, impedendo il passaggio di corrente verso l'esterno. Il corto di questo diodo o la sua apertura per guasto ridurrà la produzione energetica di tutto il pannello. Per il collegamento utilizzeremo i connettori MC4 maschio e femmina. I connettori sono protetti dalla pioggia e i cavi sono protetti dalle radiazioni solari. Quindi vi consiglio sempre di utilizzare del cavo solare specifico. Per concludere, in questo screenshot relativo alla giornata del mio inverter fotovoltaico, ho messo a confronto l'andamento della tensione dei pannelli fotovoltaici rispetto alla corrente di ricarica della batteria. Osserviamo un primo andamento legato alla posizione del sole con una tensione che diventa massima in corrispondenza delle 13-14. Un altro andamento altalenante all'interno di questa curva è dato dall'entrata in funzione dei carichi. Ogni qualvolta si inserisce un carico sottraendo corrente alla ricarica della batteria, la tensione di griglia si abbassa notevolmente. Questo vuol dire che il generatore fotovoltaico o la stringa fotovoltaica si comporta un po' come una batteria che abbassa il suo valore di tensione man mano che cerchiamo di prelevare maggiore corrente. Quale che sia la potenza installata per il vostro generatore fotovoltaico, tenete sempre bene a mente che è il sole che fa la differenza. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia utile in qualche modo e vi do appuntamento alla prossima volta.